E veniamo alle notizie di calciomercato per quel che riguarda il Pescara, non ancora fatta ma continuano i colloqui con il trentenne svincolato Riccardo Improta, il neo DS biancazzurro Pasquale Foggia lo conosce molto bene, lo ha portato a Benevento nell'estate del 2018 con i Sanniti 203 presenze e 18 reti, una promozione in A e 34 presenze nel massimo campionato. In B Improta ha indossato anche le maglie di Juve Stabia, Padova, Bologna, Cesena, Salernitana e Bari, anche 7 presenze con l'Under 21 e 3 reti, cresciuto nel Lanciano, poi acquistato dal Genoa, biancazzurro mancato circa 10 anni fa, doveva venire infatti in arrivo all'Adriatico. Riccardo Improta comunque un giocatore molto duttile, un esterno offensivo nel 4-2-3-1 ma anche terzino nel 4-3-3, utilizzabile anche da mezzala. Continuano intanto le interlocuzioni con lo stesso Alessandro Tuia, difensore centrale di 34 anni, svincolato, altro giocatore di fiducia del neo DS Foggia che lo ha portato a Benevento nell'estate 2018 prendendolo dalla Salernitana. Settimana decisiva anche per quel che riguarda l'ingaggio di due terzini destri, tra i candidati Daniel Alleo del Crotone, perde invece posizioni a Andrea Cardi che in realtà nasce centrale ma è utilizzabile anche da terzino. In uscita è Merola, destinato alla Catania, al Pescara circa 800.000 euro, più il 29enne difensore argentino Marco Scurado. All'esterno napoletano un ricco contratto triennale che lo potrebbe convincere rispetto alla possibilità di giocare in Serie B. Un'ultima notizia, il baby Emanuele Troiano, classe 2010, è stato ceduto al Milan. Sull'ex Salvatore Aloi è piombato con determinazione il Taranto di Eziolino Capuano.